abbia una barbagia. Beh, no, non in piena. Comunque. Però siamo dentro. Già, stiamo dentro. Dentro. Questa non è la più salvata. Di questa macchina che c'ho dietro. Dove mi sono fermato? Perché c'era quello dietro attaccato a me, magari voleva passare. Mi sì, sì, no, a me mi danno fastidio quando mi si attaccano dietro. Poi rimangono molto attaccati, mi stressano. Tra 300 metri, svolta a destra e prendi via Enrico Berlinguer. A destra e prendi SP51. Svolta a destra e prendi SP51. Sarà lì dove ho visto quel cartello che c'era con la macchina. Poi proviamo a domandare. Prosegui dritto su Corso Repubblica, poi svolta leggermente a destra e prendi via De Feno. Vediamo quel cartello cosa c'è scritto. Tempi, ah, è su Tempi, ecco, sì. Perverso di chi. Svolta leggermente a destra e prendi via De Feno. Grande Roma. Tra 600 metri, svolta a destra e prendi via della Rinascita. Tra 800 metri, svolta a destra e via Roma. Leggermente a destra e prendi via Roma, poi svolta a sinistra e prendi via Satta. Leggermente, non con violenza. Mi pozzo Satta. Svolta a sinistra e prendi via Satta, poi svolta leggermente a destra e prendi via De Logu. Dove sono le vie? Che vie? Io non ci. Non c'è il nome di via. Qua non sembra una.
Procedi in direzione ovest su piazza SOS Humulus, poi fai una inversione a U. Fai una inversione a U, poi svolta a destra e prendi via Pola. Svolta a destra e prendi via Dante Alighieri, poi svolta a sinistra e prendi via della Rinascita. Dobbiamo scendere, quindi qua non posso. Fra 400 metri, svolta a destra in via Giacomo Leopardi. Oh, io avevo capito che era fuori di... È tutta una sorpresa, dai. Mettiamola così. Questo sindaco, mettere il nome delle vie proprio non gli è venuto in mente. Come fa il bus? Speriamo che non. Come fa il bus? Continua per 5 km. C'è la stessa paura del Nepal. Il Nepal dice, nel Perù. Avevo paura di queste strade, mamma mia. O come nel Perù. Io non ci vado molto d'accordo con l'altezza. Nel senso così.
Torgali. No, Torgali risulta. Un po' risulta in là, eh. Molto Rosei. Sta vista davanti, c'è Galtellì e dietro. Ah. Rosei. E tutti i paesi miei, gol e dopo le mie paesi. Quello è Montalbo di Lula. Ah, quindi Lula è. È lì. Lula è direzione questa. Soprattutto dietro quei monti. Scende da qui e si risale da lì. Ah, sì, sì. Pronto? Giuliano? Sì. Non posso andare adesso, devo fare una cosa. Vado di pomeriggio, vado alle 6. Perché mi hanno chiamato a vedere una cosa in una campagna. Vado alle 6. A dopo.
metto 20 minuti per arrivare. Io ho letto 800 metri. Non saranno come quelli 400 famosi. Solo che un chilometro e mezzo, metà in discesa, metà in salita. Un calmo. Guarda qui dove sei. Thank you.
po' della strada nazionale, così come il pozzo esterno, anche qua potete vedere dei dettagli. Anche qua c'è l'archetto scolpito, leggermente, ma si vede anche più l'archetto. Anche quelle mensole sono originali. Al centro ce n'è una terza, ma tre mensole. Quella che poi è stata guardata in volontà, come dettaglio. Però se voi guardate, c'è un video che riguarda. Ah, quella è andata a destra. Se voi scattate la foto, si vede di più la foto. E sembra che sia un viso che ci osserva, in realtà. Neanche un civetta. Mi dicono quasi tutti i miei. Mi mancano gli occhi ormai, no? Sì, sì. Ah. Vede? Mi mancano gli occhi. Ci mancano un'altra cosa, il bosco della signora conosce l'acqua, allora adesso c'è molto fatto il venere, un po' di muschio, però quando è pulito, è rosso il venere.